Mi credevate morto, ma sono risorto. Mo ti guardo storto, sono arrabbiato nero. Ma ti tiro un pugno vero. Senti demente, ti entro nella mente. Sono un agente del simbionte potente. Forza brutale, letale. Ti lancio addosso tutto il mio arsenale. Ah, fa male, sorriso regale. Ben ormai ti è entrato nelle vene. Ascolta bene, me ne frego di brutto. Perché mo spacco tutto. Venom, 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 fa male. Venom, Venom, arrabbiato, nero, Venom. Nero, vero, potente, ottima idea. Brutale, letale, arsenale, male, sorriso, regale. Succedeva anche a me. Ma come funziona? A dire il vero, non lo so. Io penso e la tua nasconde. Ok, forse ci aiuterà a trovare Crave nel suo siero. Questa volta non farti pugnalare. Vabbè, adesso solo perché di sono morto una volta, dai. Me la caverò, promesso. Guarda lì che fanno sbocchi d'artificio. Ma ragazzi, che cavolo? Scommetto che non avete un permesso. Ops. Oh, ma sono cattivi. Oh. Mike, si è fatto del male questo. Lo porto in ospedale. Ok, ci penso io, scusate ragazzi. Dice che se la caverà. Secondo me è solo svenuto. Ha preso solo un colpo. Niente, ragazzi. Dove? Povero Mike. Spider-Man. Va tutto bene. Ti sto portando in ospedale. E ho l'obbligo di puntualizzare che quei fuochi d'artificio sono vietati a New York. Dai, adesso sta male. Credo che lo spavento non gli farà più tirare un fuoco d'artificio. Li amava tanto. Da quando ci ha lasciati ne lanciamo sempre qualcuno. Nel giorno del suo compleanno. Oh. Le mie condoglianze. Però non si dovrebbe fare in questo modo. Cercate Spider. Metodi più tranquilli. Wow. Sì, va bene. Ti lascio anche l'autografo se vuoi sulla gamba monca che... Se quei fuochi non erano a norma, forse dovresti indagare su chi ce li ha venduti. Ah. Qui a nord, in mezzo ai due ponti. Sì, ho presente il posto. Andrò. Mamma mia. Ormai c'è veramente... Questa quest si stanno prospetta... visitando tuo fratello proprio ora. Dice che dovrai fare visita a chi vi ha venduto i fuochi d'artificio. Quei tizi al molo. Buona idea. Ma è diventata un hyperquest questa. Avevano delle armi da fuoco, roba grossa. Buona sapersi. Da fuochi grazie. D'artificio ad armi da fuoco. Ma dove mi sto cacciando? Vabbè, sapete una cosa? Capita a fagiolo questa missione. È una grazia. Perché è proprio si prospetta utile... Dato che io volevo testare i miei poteri di Venom. Però vabbè che se gioco stealth in teoria non è che serva neanche tanto. Allora aspetta che vado qua sopra. Perché adesso arriva questo. Questo è sicuro? Sì, è sicuro. E allora boccia. Ok. Qua potremmo tirarne un'altra. Così va bene. Quelli sono tranquilli. Allora uno lo distraiamo col barile. Così tutti sono, guardano per di là. Questo ora dovrebbe essere... No, è pericoloso perché c'è quello. Oh. Ok, ora è sicuro. Perché li ho distratti. E sistemiamo anche sta faccenda. Ora andate per di là. Ok. Pericolo. Ops. Ops. Andati tutti. I fuochi d'artificio sono accesi. No. Oh. Presto al fiume. Ah. Devo portarli al fiume? Là dentro. A posto così. E poi li faccio saltare in aria. Che spettacolo. Ne ha accese altre due. Oh. Ok, risuoniamo tutti. Un'ultima cassa. Certo che Spider-Man si gode proprio le cose dal vivo. E anche rischio anche dal morto a volte, però ehi, capita. Tanti auguri, Lex. Tanti auguri, ci mancherai. Sei stato tu. Insegna agli angeli a non esplodere. Spero che Mike li abbia visti dall'ospedale. Lex avrebbe apprezzato. Ok. Mi sono solo liberato della merce illecita. Statemi bene. Perfetto. Beh, era una quest secondaria carina, tanto per partire con il pepe. Però ora effettivamente abbiamo altre missioni da fare. Ed è proprio qui vicino. Partiamo a bomba. Poi, se fate i bravi, vi mostrerò anche un easter egg del nuovo Spider-Man. Perché bisogna farli. Sono arrivato. Solid gold. Che è successo? Cacciatori. Girano qui intorno da giorni. Scusa se non li ho fermati. Ah,
Che sai dirmi di questo oggetto d'antiquariato? Mi ha quasi ucciso. No, mi spiace, non posso aiutarti. C'è qualcosa. Ho già visto questo simbolo. Oh, 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 è devi una... andartene. Aspetta, posso proteggerti dai cacciatori. Non è di loro che ho paura. È del loro capo. Pensavo di aver lasciato tutto questo a Volgograd. Le fiamme sono accese. Questa è la sua giungla ora. Ancora le fiamme. Kravinov. Kravinov, lo conosce bene. È un suo fratello lontano. Le fiamme sono accese. Probabilmente lui è un ex mercenario dei suoi che si è rifugiato a New York. MJ ha detto che sei quasi morto. Stai bene? Ciao Miles. Oh. Sto alla grandissima. Non avrei dovuto. Aspetta, davvero? Sicuro? Senti, ti richiamo io. Adesso sono a caccia di falò. Senti che parla un po' strano. Sta dicendo tutto. Sono a caccia di falò. Oh, Pete. 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 Pete, ma stai scherzando? Comunque sono un attimo nei guai. Chi ha ucciso l'uomo ragno? Sicuramente non tu. Sì, potresti uccidermi però. Dai, ce la facciamo? Eccolo qua. È il mio bambino pacchettino regalo. Ok, guarda come li ho presi tutti. Nessuno si è accorto. Quella è lì, quindi devo distrarli tirando un point. No, mi hanno visto! Porco cos'è trota! Questa storia di accendere dei fuochi? Ok, va bene. Forse ho mentito, non ho ancora imparato del tutto. Però io ora sono Venom, fammi provare i poteri. Dove tiriamo fuori sto potere? Fammelo! Eccolo! Eccolo! Guardalo! In un nanosecondo l'ho avvolto nella sostanzina petrolosa! Sì, il petrolio! E qui che stavate facendo? Vodka? Vodka di Volgograd. Hai capito? Per una specie di evento. Festeggiano? Stanno festeggiando. Sono un misto tra i vichinghi e le persone della giungla. Quel cafone di Kraven poteva invitarmi. Ma so invitarmi anche da solo. Però la cosa strana è che tipo sono a New York ma le persone vanno avanti tranquille come fosse tutto normale. Però è praticamente è pieno di questi pazzi. Ma forse loro non sono neanche interessati a conquistare il pianeta o New York, ma sono interessati soltanto a trovare la preda perfetta. Cioè, mi fanno anche un favore alla fine. Non hai visto niente tu, stai buono, guarda, stai zitto che è meglio. È sicuro? Guarda il bambino! Oh, ridicolo. Ridicolo, ragazzi. E questo potrei tirarglielo in testa. Se dopo vanno giù, gli tiro in testa. Questo è sicuro. E allora... Mamma mia. E poi lo getto nel fuoco, così. Nessuno si accorge, così ci disfiamo dei cadaveri. Sono un po' ragno crudele. Guardalo! Aggressivo! L'ho dentro di me! Scusatemi! Non riesco a contenere! La forza, l'energia! Non riesco proprio. Non riesco proprio. Scusami! Scusami! Griffiamo tutto! Tiriamo giù anche quella, dato che ci siamo. Perché no? Giusto per il gusto di rompere il vostro fuoco. Sì, mi piace spegnere le gioie. Sì! Mi piace. Sento la potenza. Ok. Hanno spedito altri beni di lusso da Volgograd per questo evento. Beh, anche i nemici festeggiano. Caro Pete, non è che solo i buoni possono... I carichi arriveranno nelle vicinanze. Va non bene. Ci sono aeroporti qui. Forse il molo. Forse c'è una pista per arrivare a Kraven. Cercheremo, troveremo, insomma... C'è sempre un modo. Andiamo al molo. Ma c'ero appena stato prima, nella secondaria, al molo. Di nuovo. Non tutti al molo, i cattivi. Oh. Ve l'ho detto, non c'è altro. Che cattivi. Però io sono più cattivo. Non è colpa mia. È il morbo. Non faccio neanche più le cose stealth. Perché sono cattivo. E faccio prima così, sapete. Oh, mi dispiace per voi. Mi dispiace davvero tanto per voi. Mi dispiace davvero tanto per... Cosa vuoi? Ma cosa dici?
Ma nasconditi. Senti, posso portare il carico al tuo capo? Pause! Ok. Bandy and the Spider Machine. Dove si trova? Vero? Sono un miscuglio di tanti giochi ora che ho l'agente Venom nelle Venom. Oh, brutta questa. Ecco, aia, è anche come questa. Da copione. Buttiamolo in acqua. Io e lui okay, abbiamo una andato. Questione in sospeso. Oh, sono arrivati anche con le macchine. Dammelo, ripigliatelo. È andata. Ah, ok, questa devo fare una cosa. Davvero non vuoi farla? E ora ve la stacco d'accordo. E la riattacco nella vostra testa. Sì, sì, così. Sì, così. No, ho sbagliato. No, non ho sbagliato. Spider-Man non sbaglia mai. Ok. Devo controllare quello scaricatore. Sì. Lo hanno conciato male. Devo controllare. Piano. Quello scaricatore. Sei in gran forma, sai. Ti aiuto io. E in braccio la porto all'ospedale. Ospedale. Ospedale. Ce n'è uno vicino. Ormai sanno. Perché andrà, sono stati programmati bene. Così. Pensavo proprio di essere spacciato. Che cosa volevano? Sono sparite delle merci durante il tragitto e hanno dato la colpa a me. Oh, poverino! Intanto vieni, che ti mostro questo palazzo dall'alto. Vediamo se ti meriti l'ospedale. Paura, eh? Intanto che ti porto, mi è salito un rap. Chi ha ucciso l'uomo ragno suona come un mantra in città, ma da un angolo oscuro una risposta brillerà. Il nero prende forma potente e profondo. Venom emerge sul ritmo del mondo. Ora sei al sicuro. Sentilo. Quindi, la consegna? 718 Kent. Ok. Ok ragazzi, ora basta. Non so, mi stavo trasformando come Pete. Cioè, mi sento diverso, ragazzi. Ehi, Harry, come ti senti? Sto bene. Che c'è? Kraven, o Kravinoff, da una festa al 718 di Kent. Una festa? Io farei un salto. Sembra un social club. Aspetta, sono quasi lì. Ok ragazzi, sarà interessante rovinargli la festa, dato che lui tante volte l'ha rovinata a me. Un piccolo gesto di vendetta. Però tutti eleganti stavolta, non sono così indigeni. Speriamo ci sia il nostro VIP. Sono più agitati del solito. Sta al tuo posto e non... Ma gli sta uno smoking che era tipo grosso più di Danny. Però lo stile Peter Parker è fuori luogo. Peccato, lo smoking in lavanderia. Beh, il vestito è molto simile allo smoking che hai. Ha gli stessi colori. Pete? La tuta l'ha capito! La tuta gli è... Sono una spia. Una spider spia. Ma sta tuta è assurda! Gli ha creato un vestito. Può trasformarsi in uno smoking. Ah, non l'ha mai fatto con me. Forse... Ehi tu! Eh? Vieni qui. Devo aiutarlo. Portalo alla guardia del corpo di Kravinoff. Certo. Guardia del corpo? Sì, Dima, muoviti. Ci metto anche un po' di Venom Venenom. Sì, lascio lavorare. Ora troviamo questo Dima. Wow. Come fanno ad abbuffarsi così? Sono nella cucina di Cracco. Di lusso. Cracco serve Kravinoff. Chi l'avrebbe mai detto? Questo è un ristorante di Cracco palesemente. O di Cannavacciuolo. Cannavacciuolo ci starebbe di più con Krave. Vabbè. Ripulisco tutto e tutti. E sto alla grande. Questo non impedisce ai clienti di cercare di darmi fuoco. È successo solo una volta. Gli cercano di dar fuoco ai dipendenti. Sono violenti. Scusate. Sembra che sia lei. Ha quel tipico atteggiamento da sbruffone. Oh no. No, forse no. Secondo me se le sceglie più grosse. Muoviti o ti spezzo le ossa. Sì. Corro. Un sonnifero così vecchio non funzionerà mai. Beh, io dico di sì. Scommetti. Ah, sì? Vediamo allora. Prendo un volontario. Ah, prego. Tienilo. Fallo dimenare. Ti ho detto che è troppo vecchio e non sai nemmeno come si usa quell'affare. Oh oh. Oh oh. Un vero cacciatore improvvisa. Ops, hai sbagliato. Ti è partita la mira. Sogni d'oro, bello. Che cacciatori fanatici.
Oh cavolo, meno male. Non posso credere che la tuta mi abbia ascoltato. Cioè la tuta sente i miei desideri. E quindi io avevo il desiderio di salvarlo. Fare l'eroe e prendermi una vacanza. Hai visto le zanne che ha appeso al piano di sopra? Ma da grandi poteri quello derivano grandi responsabilità. E anche grandi problemi. È già arrivato qualcuno degli scudieri? Ah sì, è nell'altra stanza, vicino al caminetto. Ah, il signor Kravinov ci raggiungerà stasera. Avrei bisogno di una... fa niente. Di una mancia. Cavolo, Kraven non è qui. Scudiero. Sembra più una guardia del corpo. Ma cosa stanno facendo qua? Si sono costretti un'arena. Con le mie mani. Quella è la guardia del corpo. Se lo uccidi, ne risponderai a Kraven. Ma sembra Kraven? No, è la guardia del corpo. Ok, permesso. C'è un cibo di lusso qua. Cracco in persona l'ha craccato qui dentro. Mamma mia, quanto alto è. Per lei, signore. Si leverà il casco per mangiare? Che diavolo è? Mi è stato detto di portarlo alla guardia del corpo di Kravinov. E chi ti dice che sia io? Me lo dice la sua... mole. Tima ha molta fame. Vattene ora. Ben detto, io stavo giusto per farlo. Oh cavolo. Quindi non era lui? Stava fissando quella stanza. Mi serve un ascensore. Oh melma. Se quello è solo lo scudiero. Quanto cioè diventeranno tutti più grandi. Come una matriosca. Sempre più grande. Sempre più inquietante. Largo. Oh signore. Scusa. Non scusarti, muoviti. Permesso. Ma sei scemo. Che disastro. Se non è tutto perfetto, siamo morti. Sto uscendo. No, aspetta. Io vi lascio qui. Stavo uscendo, te l'ho detto. No, invece. Andiamo. Io non stavo facendo. Andiamo. Zitti, tutti e tu. Raccogliamo le cose e andiamo. Oh, bene. Io non esisto in questi casi. Quando è successo un casino, volatilizzato, Pete non esiste. Svanisce come un Pete. Bene. Se trovo Dima, ci porterà a Kraven, okay. E al suo strano siero. Ho davvero paura. Però ormai non posso tirarmi indietro. E poi ho un degno compagno di avventure. Ma è una tigre? Tu per caso sei... Dima? Dimolina? Cavolo. Beh, questo spiega il menù segreto. Ciao, bellezza. Nervosismo da fame, eh? Sì. Una tigre. Ma quindi... pensate. Ho capito. Ok, portiamo a Dima qualcosa da mangiare che non sappia di ragno. Ci sarà della carne qui vicino. Quindi senza farmi scoprire? Eccola là. La rubo. Perfetto. Vedete, notate che anche il cibo che gli danno è cibo da primal, ovvero da uomo primitivo. Devo improvvisarmi cameriere. Cosa devo fare qui? Dov'è la carne che hai detto? È qua. Ok, metto... Perfetto. Quel cacciatore. Oh no, lo distraggo. Guarda lo scudo. Che diavolo è? Ora la prendo. Plup. Let's go. Un pasto degno di una tigre da difesa russa. È bizzarro a dirsi. Bene. Forse questo spuntino ha bisogno di ritocchi. Devo mettergli qualcosa. Dov'è il cacciatore addormentato? Ah, quello di prima. Manco l'avevo visto. Ora certo che però... E Peter se ne va a curiosare. Ce li rischiamo tantissimo. Se il piano non funziona, resta solo un altro piatto sul menù. Cioè, se fosse nella realtà Peter Parker, dico... È l'uomo più fortunato del pianeta che mai si fa sgamare. Ciao, Dima. Sono tornato. Con un regalino. Con uno spuntino. Buono. Guarda che buono. Perfetto. Basta poco per corromperlo. Ne vuoi altri?
Ah, era soporifero, giusto. Per quello l'abbiamo messo. Un capolavoro di Chef Spidey. Chef Spidey. Ok, è il solito cringe di Pete, Kraven, scusatelo. Snobba persino la sua festa. Diamo un'occhiata, nel caso avesse lasciato il siero qui in giro. È vero, è per quello che siamo venuti qua, per il siero, che serve per far tornare Lizard normale, ma... È più colto di quanto pensassi. Un po' di filosofia russa è l'ideale tra una caccia e l'altra. Strano. Quindi la caccia ha un risvolto esistenziale. Cioè, si è fissato con un'idea, probabilmente. Mi spiace per lui. Dima sta dormendo come un ghiro. Perfetto. Qui c'è la zanna che si portava al collo. E qui... Il siero non c'è. Niente siero. Questi sono chemioterapici da ultimo stadio. Saranno di Kraven. Non lo so. Una lettera? È il momento della preghiera. Mia madre apriva ogni battuta di caccia con queste parole. Altri trascorrevano le notti ingozzandosi e bevendo fino al collassare. No, io no. Kravinov erano diversi. Per noi la caccia era sacra, un dovere verso un potere superiore. I predatori spingono i deboli a migliorare. Noi forgiamo il mondo, come diceva lei. Illuminati dalle candele della nostra chiesa, condividevamo qualche boccone di Pasqua. L'attesa crescente ci attanagliava lo stomaco, pronti a onorare i nostri avi. Sentivamo il loro sangue scorrerci nelle vene. Anche se lei non c'è più, continuo a rispettare la tradizione. Le fiamme sono accese, la chiesa è pronta. Questa notte pregherò per quella che mi auguro sia l'ultima volta. La caccia inizio e se non farò ritorno, tanto meglio. Cioè, quindi lui anche se ne sbatte della morte, è un mantra. Pronta. Santa Sofia è a pochi isolati. No, Kraven deve essere lì. Stanno, anche il siero. Stanno profanando la chiesa, maledetti. Oh no. Allora andiamo. Oh oh. Dima. Non è quello che sembra? No! Oh, 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 no, no, però mi sono messo in mezzo a tutti, ma sono deficiente. Vivo? Perché vuole darlo a... Vabbè, quindi non ci sarà il game over, okay, giusto? Tuta. Vediamo cosa sai fare. Mamma mia! Guardami! Non guardami! Credevo che Harry si sentisse così! Si sentiva forte, finalmente! Forte! Quando il picco simbiotico aumenta, la potenza dei tuoi tacchi aumenta anche lei. Allora continuiamo. Continuiamo ad usarla. Mamma mia. Fortissimo! Che bellezza. Non sono mai stato così forte. È diventato Bully McQuire. È diventato Bully McQuire. Non si può fare più niente. L'esplosione, i razzi, la cattiveria brutta. Ragazzi, non prendetemi sul serio. Sto solo cercando di immergermi nel feto. Potrei anche uscire dalla finestra volendo. No, Pete, Pete, calmati. Torna in te, ti prego. Brutto e cattivo. Andati. E ora? Chi altro ne vuole? Oh no. Salva in arrivo. Andati. Mi è scappa la cacca. La faccio qui. Ok, possiamo andare. La cappella mia... No! È stato divertente. Oh oh! Hai capito chi... Peter non l'avrebbe mai fatto questa cosa. Non sono stato io. Peter... Non l'avrebbe mai fatta. Mettici del ghiaccio! Ok, no, veramente. Guardate pure il tempo. Ehi, Pete, come è va? Tutto. Ancora niente grave. Ma credo di sapere dov'è. E la tuta? Strana. Sembra che mi conosca. Non preoccuparti. Risolverò tutto. Promesso. Ah, Pete, Pete, Pete. Ha attaccato il turbo. Cioè, veramente sento la potenza. È diventato 10 volte più forte di prima. Ma il problema è dove ci porterà tutta questa forza. Perché non è noi. Non è quello che siamo. Non è vero che ci conosce. Che silenzio. Silenzio di tomba. Probabilmente sono dentro.
Staranno facendo qualche strano rituale. Oh! Mi spiace. Ok, funzionano. Sei tu? Sapevo che prima era scoccata la scintilla. Ah, quindi è il suo guardiano. E questo è un boss. Ha una vita Vorrei strana questa. La conoscenza, ma oltre questo ha una vita strana questo. Oh! Aia! È una che male. Elettromagnetica. Sapete, se... il vostro capo non è proprio un santo. Tiragli le botte. Tiragli le botte. Tiragli le botte. Usare L1 e salto. Sì! Così! Ora ho capito. Oia boia! L'ho buttato pure in strada! Andiamo a combattere anche qui. Non c'è limite al nostro combattimento. Non me ne frega niente di dove andiamo. È quasi andato! È quasi andato! Vieni. Vieni ancora qui dal papino. Bomba! Ok. E ora... salutami papino. Un HP. Ridicolo, ridicolone. Calci e pugni di pipì. Oh sì. Sì. L'ho battuto a tappeto. Oh man. A tiro cosa. Oh. Bomba. Attenzione. Sì, sì, sì. Che ho altri poteri del simbionte. Vedi? Questi sono belli. Questi sono davvero belli. Ne sto sbloccando tantissimi. Gli attacchi del simbionte. Guarda questo. Guarda questo. Li prende tutti e tre e li butta come dei birilli. Sniffa questo. Bando alle ciance. Ragazzi, ormai mi sembra che duri poco pure il combattimento. È dentro la chiesa? Profanatore! Profanatore infame! A parte che non è una chiesa molto cristiana. Sono qui per ritirare un siero per il dottor Connors. È qui lui. È qui. E le campane però sono non rene. E il simbionte dentro di me. Trovato. Molto bene. O sei tu che hai trovato me? Vediamo se avrai la forza di finire quello che hai iniziato. Oh mamma. Oh mamma, sarà difficile combattere qui sopra. Vita un uomo, ma fiuta una bestia. Il siero! Ce l'ha! Sapevo che lo teneva con sé. Lui l'ha tenuto perché sapeva che sarei venuto a prendermelo. Lui vuole un vero combattimento. Perché non la liberi? Ops. Voglio solo salvare il mio amico. Detto così suona un po' strano. No, libero la bestia. Quel suono. Quel suono la libera. Il suono delle campane. Non gli piace un esorcismo! Non è finita qui! Oh mamma! Ci rincontreremo, ma la prossima volta sarà l'ultimo. La mia ultima caccia. Questo è il più forte, vero? Ma è più la bestia dentro Peter che Peter stesso. È il siero? Devo darlo a Lizard. Lizzy! Ho il siero. Sto tornando alla Emily May. Com'è andata? Molto bene.
Diciamo che non è stata una passeggiata con Kraven. È ancora più forte di quanto sembri. Davvero notevole. Ehi, l'importante è che tu stia bene e che tu abbia preso il siero. Sei stato grande, bello. Preparo tutto qui. Mamma mia. È stata... Beh, non volevo far preoccupare Harry. Kraven ha scoperto che può verificarsi un guasto se la tuta viene sottoposta a certe frequenze. Questo guasto crea problemi, ma posso gestirlo. Sì. Almeno stai bene, ma tieni gli occhi aperti. Ormai gli occhi miei sono di un'altra entità. Assolutamente, a dopo. E niente ragazzi, però la potenza, voglio dire la potenza. Senti come volo. Guarda che mi parte. E ogni tanto mi parte, quando mi parte, mi parte. Qual era il tasto per roteare? Siamo arrivati! Siamo arrivati! Che non vedo l'ora di proseguire, è troppo curioso di come si evolve questa storiella. Sì. Harryno. Sto registrando, vero? Sì. Ce l'hai? Vediamo di che cosa è fatto. Ok, ho sovrapposto il siero a un campione del sangue di Connors. Se distruggiamo gli atomi che inibiscono il Wizard, creiamo un antidoto e tanti saluti. Saluti genialoidi. Questa è dura. Come ti trovi con la tuta? Bene. Alla grande, direi. Devo solo abituarmi. Alla grandine. Sì. Voglio spingerla al limite quando sarà finita. Non manca molto. Al limite, eh? Ecco. Ci siamo? Ci siamo. Aspetta. A te la struttura non sembra instabile. Potremmo stabilizzarlo con un raggio di elettroni, ma l'operazione richiede un... Un acceleratore di particelle. Si dà il caso che abbiamo sarebbe tutto qua. Sarebbe come tagliarsi i capelli con un fucile. All'ultimo grido. Mi ha sempre affascinato tantissimo un acceleratore di particelle. È uno sguardo nel futuro, secondo me. È una macchina assurda. Ma forse ok. Malfunzionamenti, bro. Ma chi direbbe ste cose? Ma forse è ok, cioè potrebbe esplodere in New York dentro un buco nero, ma forse è ok. Ti prego, fai in modo che non si apra un buco nero. Ecco, cioè... questo è il problema. Si apre. Si apre. Ah, il cambio di pressione ha disallineato una sezione interna. Non c'è modo di sistemarla senza entrare. Oh, quindi devo entrare io? Ehi. Ok. Ehi. Bro. Cosa vuoi fare? Tu non accenderlo mentre sono dentro. Giusto? Peter. Non sono convinto. Rilassati e fai il bravo protone. Procione. Sì, positivo. Ho capita dopo, cacchio, l'ho capita dopo. Pete. Com'è un acceleratore protone di positivo? Incredibile. Fa quando caldo. Riavrai la tuta, devi provare. Sì, è in cima alla mia lista. Cosa mi aspetta dopo averlo riallineato? Perché senza tuta... Ci saranno altri problemi di pressione, niente. Esci e basta. Ah, era questo che era disallineato. Ecco i piccoli problemi tecnici che dicevano. Nessun problema. Oh! Aspetta, ma sono in mezzo, Harry! Ma... potevi spegnerlo? Sto prendendo potenza, ma il raggio è incostante. Usa i magneti per stabilizzarlo. Wow! Come? Devi trovare il punto giusto. Ma gli acceleratori di particelle non hanno punti giusti. Ora l'altro. Ma tutto a caso. Ci siamo. Oh mamma. Quasi. Più avanti ci sono ora altri ho capito magneti. Come si è se creato uno Spider-Verso. Distruggerà il siero. Faccio io. Ora ho davvero capito come si è generato. Le mie tessere. Mannaggia te. Mannaggia te. Non toccare il raggio. Non toccare il raggio. Ci provo, bro. Adesso dovevo andare. Ce l'hai fatta, Pete. È andata. Mi chiedo cosa succede se tocco il raggio, però. Sarebbe molto interessante. Quella cos'è? Un
una scarica elettrostatica. Significa che l'acceleratore funziona, caro mio genietto. E significa che devo anche evitarla. Melma. Melma. Ok, ok, le vedo. Devo concentrarmi ed evitarle. Opsi. Che brutte. Sono arrivato alla fine. Apri sto portello. Sta funzionando. Grazie. Antidoto al lizard, arriviamo. Il rumore delle campane. Il rumore delle campane. Ma anche con te faceva così. Orecchie sensibili, eh? Così sembra. Cos'è successo? Ci sono state altre scariche, ma l'acceleratore funziona ancora. Il siero è a posto. Fuoco! Oh no. Buco nero New York incoming! Devo spegnerlo io. Spegni il laboratorio degli incendi. Dai. Per fortuna le mie ragnatele spengono il fuoco. Magicamente. Basta solo spammare. Altro incendio spento. Lì come va, Harry? È là sopra. Vai passando ogni sistema conosciuto dall'uomo. La vita al limite. Ma pensavo che c'è sempre qualcosa che va storto nelle grandi imprese. Ecco il nostro qualcosa. Non portare sfiga. Non ti Però sarà una grande impresa, vero? Rimarrà una grande impresa. Non è che va solo storto. Poi diventa dritta. Vero? Non per molto. Spero di sì. Non ho pista, sì, non dire così. È tutto sotto controllo. Andato. Li ho spenti tutti, credo. C'è altro? No, per niente. Se entra papà Osborne, questa troppo volta vedrà le ragnatele. Devo Mi sa che si arrabbia. Oh cacchio. Oh cacchio. Guarda sopra che c'è l'universo. Bello lavorare qui. Bravi. Bravi, reghe. Questo era l'ultimo. Meno male. Ah, abbiamo salvato perché questo posto è troppo bello per venire distrutto. Allora, tu spegni tutto. Io prendo l'antidoto, trovo il dottor Connors. Non così in fretta. È una procedura in 67 fasi. Se lo tiriamo fuori prima, perdiamo l'antidoto. 67? Non abbiamo tempo. Del tempo, eh? Hai fame? Posso prendere due pizze? L'ultima volta è andata male con le pizze. Spegnilo e prendi cosa? L'antidoto. Penso io a loro. Come ci avete fatto a trovare? Ah, Kraven vuole me. Mi sento quasi Mannaggia. Non Mannaggia. Questi mi esplodono tutti. Io avevo detto. Io avevo detto che questo posto lo volevo tranquillo. Quelli sono È normale. Ops, colpa mia. Fortunati noi. Sì, però il problema è che questo posto diventerà un colabrodo tra poco. E questo è il problema. Vabbè che ho la tuta e possiamo finire in fretta. Ma stanno rompendo il nostro bellissimo tetto. A che fase sei arrivato, Harry? Stellato. E c'è un altro. No, aspetta, ma adesso ce n'è un altro di quei cosi. Beh, solo che non è un boss. Del prestito universitario. Non ti dico l'emozione. Melma. Oh cavolo. Ecco come si fa. Ecco come si fa. Vieni. Panzone. Vieni. Ancora, ne vuoi un altro? Ho già battuto quelli come te. Questa volta è andato molto più velocemente al tappeto. Tu intanto graffigna lì. Quasi senza corrente. Qui resto io e prendo l'antidoto. Tu devi scappare. Non posso. Sono lui. Attento! Oh Melma. No! No! Ok. Non credo che sia buono far esplodere un generatore di particelle. Non credo proprio. Sta succedendo qualcosa di bruttissimo. Mi sto per trasformare. Questa volta mi trasformo. Spider-Man 2 inizia adesso. Spider-Man 2 inizia adesso, ragazzi. Raven si divertirà. Harry! Ok, sono ancora vivo. What is that? Chi lo sente, papà Osborne? Io non lo so. Papino! Scusami un tantino! Volete me? Venite a prendermi! Venite a prendermi! Ecco il Peter che non riconosco, so. Ma che va bene in questo momento. La tuta! Tutto ok? Sì.
Sto andando alla sala centrale. Bulli, 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 Mac, Guire. Sì, è stupefacente. It feels good. Na 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 na. It feels good, bam bam. It feels good, bam bam. It feels good, bam 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 bam. Yes sir, yes sir. Andati, andati. Ancora. Vogliamo proprio distruggere sto posto. Giustamente. Quella pelle dell'orso. Mario, kidding me? Dimmi che è finta. Sembra l'habitat ideale per un orso. Beh, in realtà invece può anche esserlo. Prima di passare alle cose serie, devo darti una brutta notizia. Ho finito il miele. Oh! Bruttissima! Bubu, non ce l'ho! Un altro boss. Papà Osmon, scusaci, ripeto, non è colpa mia. Le pizze fanno questo effetto. Soprattutto quelle che diamo in faccia. Ok. Allora, iniziamo bene. Questa volta fammi diventare più forte. Guarda come lo distruggo. Guarda come lo distruggo. In un secondo. Ma gli sto dando un secondo. E l'antidoto. Non gli sto dando niente. È ora di incrociare le dita. Non mi ha fatto niente. Non mi ha fatto niente. Non mi ha fatto niente. Ma niente mi ha fatto. Aia. Ok, ora mi ha fatto. Quella non è troppo piccola? Andata. Andata. Sì. Facilissimo. L'ho devastato. Troppo forte. Oh no. Che roba. Con questi aerei non mi abituerò mai. Però vedi. Oh no. It. Non stare a guardare, scappa. Wow. Altri cattivelli. Cioè, l'hanno dato completamente alle fiamme. Cosa è diventato? Zia May, pace all'anima tua. Riposa in pace se riesci. Distruggere tutto quanto. Ecco. Non preoccuparti. Anche voi, mi raccomando, riposate tutti in pace. Mancano poche fasi. Ok. Possiamo ancora completare la. Com'è il mio potere simbiontico? Ok. Oh, no. Ah, caccio le spalle. Dovevate fuggire quando ne avevate l'occasione. Sione. Figlielo. Sanguina per me. Ti piace sfasciare tutto? E se io ti sfascio la faccia? Non ho mai sentito Pete dire cose così non child friendly. Ragazzi, non è più un gioco child friendly. Purtroppo. Non lo è. O per alcuni, per fortuna. Evacuare edificio. Hai sentito, Harry? Quanto manca? Lo so, sono agli ultimi due passaggi. Ok. Ok. Oh, boia. Harry! Non riesco più a tenermi. Harry! Sto impazzendo malissimo. Harry, va tutto a fuoco, Harry! Spacco tutto! L'ombra nera vi perseguiterà in ogni vostro sogno, perché diventerà un incubo ben presto. Sì, brillate per me. Sono io il cacciatore, ma quale preda. Andate tutti. Modo facile e veloce. Ops, ops, ops. Enrico? Ormai è ridotto ancora brodo. Funziona ancora? Ma stai scherzando? Andiamo! Quindi ce l'abbiamo fatta? Questi sono della Osborn. Papino? Sì, è della Oscorp. Osborn, Oscorp? Cosa è successo? Harry.
Non è mai arrabbiato, vuol dire che ha tanti soldi. Sei ferito? Sto bene, stiamo bene, ma la fondazione... Quella non mi interessa adesso. Sei sicuro di stare bene? Sì. Ma se il papà scopre che non ha più la tuta... Andate dentro. Si arrabbia tantissimo, secondo me. Voglio un rapporto dettagliato sui danni, è chiaro? Vai. Tuo padre ha ragione. La fondazione non conta ora. Come? Era il nostro sogno. E lo è ancora. Ma ora dobbiamo pensare a trovare il dottor Connors e a rimetterti in salute. Lascia fare a me. Ma non si fa due domande suo papà di quello che è successo? Damn. Pensa positivo. Ci provo. Ehi, hai chiamato più? Eh? Va bene così. Lascia un messaggio. Non risponde più. Ma dove sei, Pete? Non risponde più. What? Ehi, Genki. Ehi, coso. Uno degli Amco ha intercettato una vecchia trasmissione di un cacciatore. Ho pensato potesse interessarti. Cerca di riportarti. Ti mando le coordinate. Lo apprezzo molto, amico. Tranquillo. Tutto a posto. Io e Ailey siamo preoccupati. Sto bene, ma vorrei che tutto tornasse alla normalità. E saprò farmi perdonare per non essere andato alla sua mostra. Ok. Speriamo sia la pista giusta. Va bene. Non so che dire, ragazzi. Sembra uno di quei Mysterium di Beck. Sarà interessante andarci a uno di quei cosi. Infatti poi ci andrò. Però adesso voglio veramente proseguire con la storia, perché abbiamo ancora tanto da vedere. Il gioco è lunghissimo, ho sentito dire. Arranno almeno, altri 5-6 episodi ad occhio. Questo Spider-Man si sono sprecati proprio a farlo lunghissimo. E ci sta. E poi il gioco inizia adesso, perché adesso c'è la cosa di Venom. E Venom ancora non l'abbiamo visto in full potenza. Miles, ricordi il furto al museo? Sono stata al deposito veicoli confiscati. Scusa mamma, non ci tornerò a quel furto, ma ora c'è un amico. Dopo quella roba. Come diceva Genki, l'Amco ha rilevato un segnale satellitare. Satellitare. Cosa abbiamo qui? Non c'è nulla da celebrare. Questa caccia è una macchia, una vergogna, ma sarà l'ultimo sangue. Trovateli e uccideteli. Sempre così melodrammatico. Ma quanti bersagli avrà sulla sua lista? Un drone. Usa la rete satellitare per seguire i suoi bersagli. Non quindi facilmente. Mi appendo e lo seguo. Ok, devo stare in scia. Stare in scia. Mamma mia. Sarà facile? Di solito mi... Oh! Quei cosi hanno le bombe! Ma quante cose hanno? E perché non li hanno usati mai prima? Maledetti. Stai buono? Lasciati seguire. Dai, che ci siamo quasi. Fernandello. 50% scarica. Ottimo. Che è una meraviglia. Però non mi sta colpendo per niente. Siamo dentro. Tenta di distrarmi con le esplosioni, ma niente. E ora ti posso strappare le ali. Barabumba. Ragazzi. Ok, Kraven. Dove hai nascosto Martin Lee? Cosa? Un unico falco rotto con tutti i bersagli. C'è una fusione di 8 cattivi quella faccia. Non ho informazioni su lì. Ma a queste persone serve il mio aiuto. O finiranno a decorare la mensola del camino di Kraven. Sì, tipo il trofeo. Altri droni. Se li attacca in stanza. Devo trovare i dati e scoprire le identità dei bersagli prima che sia tardi. Devo caricare i dati sui server di Spidey. Pete vorrà esaminarli. Va bene. Harry. Sei con Pete? Ehi. Harry? No. E dov'è Ascolta, Pete? Ti ho visto inseguire quel robot volante al TG. Al TG, ma lol. Ti serve supporto informatico per gestire l'app o simili. In realtà ho già un amico che mi aiuta. Ok. Scusa, è solo che mi sento inutile e mia
mamma diceva sempre: se l'occasione non bussa, costruisci una porta. Bravo, mamma. Le chiedo ancora consigli. È strano. No, a volte mi capita lo stesso con mio padre. È bello sapere che non sono l'unico. Grazie e buona fortuna. Anche a te. Lo sento debole, cioè sentire che la voce fioca. Forse sarebbe comodo un consiglio. Vabbè ragazzi, fai visita a papà? No, vado alla sua tomba. Allora ragazzi, vedremo se c'è ancora la tomba dello zio Ben e di tutte le altre. Perché se vado a papà, papà è in tomba. Poi volevo mostrarvene anche un altro, ma forse lo vedremo un'altra volta. Vabbè. Eccoci qua. Eccoci qua. Al cimitero. Me lo ricordo, me lo ricordo. So sad. Jefferson Davis. Ehi, papà. Avrei bisogno del tuo aiuto. Sto facendo il possibile per trovare Martin Lee, ma sembra tutto inutile. So cosa diresti. Un vero eroe non si arrende mai. E io tengo duro. Ma non so cos'altro fare. Forse dovrei mettere da parte tutto il resto e pensare solo a trovare Lee. Ma non direbbe questo tuo papà, mi sa. No. Non posso abbandonare chi ha bisogno di me. E troverò Martin Lee. Anche senza Pitt. Sono Spider-Man. Posso cavarmela da solo. Augurami buona fortuna, ok? Grazie, papà. Questi, questi momenti. Allora, perché non ho un fazzoletto in questi momenti? Chi ha bisogno di aiuto? Ok. In teoria dovrebbe esserci anche la tomba di, dello zio Ben. Ah, tutte le tombe hanno un nome, in effetti. Non mi ricordo però esattamente dov'era. Eccola qua. Se non troviamo quel veicolo, il museo dovrà chiudere. La tomba della zia May e Ben Parker. Avete visto? Una persona alla volta, signora Parker. Cosa intendi dire? E ci dovrebbe anche essere la tomba della mia amica da qualche parte. Di Finn, no? Andiamo da i miei amici. C'è una quest principale, quindi... Ma che cosa mi stai dicendo? Miles Morales 2020. Ma che bellezza è sta tuta? What? Strastilo, che drip! Qui che cosa dobbiamo fare? Passaggio a Peter, è Peter che deve andare qui. Quindi Miles poretto, non ha fatto niente. È lì che non fa un cavolo. So sad. Fa che Connor sia qui. La casa di Connor. È ancora in controllo del suo alter ego verde. No, no, per niente. Dottor Connors! Lui si era trasformato. Dottor Connors, è qui? Da quanto tempo va avanti? Una sveglia. La famiglia Connors. Quando era normale. Se n'è andata col figlio dopo il caso Lizard. Che trota. Non che aggravi l'importi. Sì, dai, comunque la capisco, è un po' difficile. Un po' difficile, sai, con una lucertolona in casa. Qui? La casa di suo figlio. Non credo che viva con lui. Che sad. Amava gli animali. Soprattutto le lucertole. Oh, oh. Doppio lavabo. Ma solo uno è in uso. Oh. Ho sentito un rumore. Ehi. Ehi, ehi, ehi. Era qui. A quanto pare ha cercato di opporre resistenza. Devo di nuovo scannerizzare? Qua non posso guardare. Guarda lì. Guarda che brutto. Accidenti, Doc. Che cosa ti ha fatto, Kraven? Pazzo furioso. Campioni di sangue per un analizzatore genomico. Connors ha un laboratorio qui. Chi l'avrebbe mai detto? Però per gli esperimenti totalmente legali, vero? Vero?
È passato da qui. E anche recentemente. Come fai ad essere ancora in piedi? Passaggio segreto. Bravo Peter che tocca. Uno, due, tre. Niente numeri sui tasti. Sarà 1, 2, 3, 4, no? 1, no. 2, 3. I tasti producono note. Ok. Sì, il codice è una canzone. Ta 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 ta. Ta ta ta. Ta 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 ta. Nella vecchia fattoria. È canzone di sua figlia. Probabilmente il laboratorio proteggeva lui e la sua famiglia durante le sue crisi. Oh no. Il sensore di movimento ha attivato le telecamere circa 30 minuti fa. Cosa? Che ha fatto? Voleva esaminarsi il sangue. Brutta storia. Avanti, dottore, resisti, coraggio. Perché non è ancora full trasformato? Quando diventerà... Oh, è ancora là dentro? Ora sì, però è full trasformato. E diventerà molto più grande di quello che pensate. Per ciò che ha fatto a Connors e alla sua famiglia. È ancora qui dentro? Cucciolone? Signor Connie? Ok, apriamo. Konnichiwa! No. Proprio come piace a Kraven. No. Sangue di Connors. Questo potrebbe tornarci utile. Occhio alla porta. Oh, Melma. La bestia è vicina. Quale delle due? Salve! Questo me lo ricordo nel trailer PlayStation. Molto vicina. Mamma mia. Però non vedo l'ora di trasformarmi adesso, cioè. Molto chiaro con voi. Lascerete in pace Connors. Non merita tutto questo. Non lo merita. Oh. Se voi o Kraven continuerete a inseguirlo, ve la vedrete con me. Paura adesso? Non faccio più le battute simpatiche. È passato quel Peter. È passato. Ma è arrivato quel... È arrivato l'uomo nero. Combatte contro il male. Yes, sir. Guarda, spiattellati al termine giusto. Oh, sì. Oh, sì. Ma è così bello usare la sostanzina. Tu? Ah, bene. Triangolo la posizione. Bersaglio al mercato del pesce di Harlem. Mercato di pesce Harlem, è lì che è andato. Oh man. Non arriverò in tempo. Oh man. Oh no, ci sarà un mostro di Loch Ness. Hayley, non mi dire che... Ah, 800. Belle le trecce. Ah, ok. Che secchiona. Sì, ok. Sì, si vede, sì. No. Mi tormenta, rompe anche i nostri momenti romantici. Lì è ancora libero. Alla città servo io. Spider-Man, intendo. Mettiti bene a posto. Devi sposartela, una che ti capisce, ti pazienta così. Ah, ecco però. La strillatina te la becchi. Aspetta. Pete, che cosa c'è? Il mercato. Sì, sì, arrivo. Let's do the Harlem Shake. Scusami. Ti scrivo, ok? Ah, è bellissimo. Il tuo viso? Il murale. Ah, ok. Non lei, il murale. Non l'hai conquistata, hai fallito tutto. Avevi una missione, soldato. Avevi una missione. Ma che cos'è questo gioco? Questo gioco è simulatore di rapporti rovinati. E con le ragazze che però... Ehi, come vanno? Tranquille comunque. Brutto momento. Lizard è scappato. Servono i tuoi spioni volanti. Quel Lizard.
E poi Ailey dice che è stata una pazzia cercare Martin Lee. Lo pensano tutti. Ti stiamo proteggendo. La vendetta non è... Io non voglio vendetta. Papà credeva nelle seconde occasioni. Ma non è questo il caso. Sono io a dover proteggere voi, non il contrario. Ho capito. D'accordo. Fammi avviare il sistema. Stiamo tutti diventando un po' sbruffoncelli, da un po'. Spider-Man si sta credendo troppo figo. Però senza i suoi amici, metà delle cose non potrebbe farle. Comunque, ragazzi, avete detto mercato del pesce? Sembra vuoto. Meglio controllare. A quanto pare ho compagnia. Damn, Zone. Tutti fuori, presto! Via, via, via! Questo non lo deve fare Kraven, lo faranno i cacciatori. Vogliono ucciderlo. Usano i droni per seguire Lizard. Beh, potrei usarli anch'io. Sono difese passive quelle. Ok. Cavolo, abbiamo visto anche quell'occultamento. Non sapersi. No, forse sparava ai gabbiani. Quindi anche a me. Devono trovare Lizard per primi. Mettiamoli fuori gioco. Ok. Oh mamma. Uno alla volta. Perfetto. Questa. Ho ricevuto il tuo aggiornamento. Cacciatori a parte. Usano i droni per rintracciare Lizard. Credo di sì. Cos'è stato? Perché qua. Ho un'idea. Ci lavoro mentre ripulisci il magazzino. Proprio così. Lo ripulisco. È sicuro. È sicuro. Mi hanno detto che è sicuro. Aspetta, aspetta. Tu? No, pericolo. Ancora per poco. Guarda lì. Ora sicuro, vero? C'è qualcuno che la guarda. Si lascia dietro la tela. Ecco. Questo è il sicuro ora. Pesciolini. Ho pescato tanti bei pesciolini. Tanti bei pesciolini. Tanti bei pesciolini. Tanti bei pesciolini. Parapompa parapompa parapompa. Impacchettando proprio così. Altre ragnatele. Ok, quella è mia. Ma mi ha tolto la ragnatela. Mi ha tolto la ragnatela. Come ti permetti? Me l'ha tolta. Non me l'aspettavo questa. Sono stra intelligenti. Non ho mai visto una così intelligente. Ce le trova e te le toglie pure. Avete visto? Io non me l'aspettavo sta cosa. Dentro del ragno Venom. E le Venom. Datti. Non mi stanco mai di guardarti mentre pesti di brutto. Abbiamo, lo puoi vedere? Il nostro drone. Forse il tuo costume può hackerare la scheda madre. Ok. Grazie a Proviamoci. Te. Però che bello il mio costume. Fatevelo dire. È bellissimo come si muove, okay. Tipo. Mi sto collegando. Pronto. Si è lodato Unix. Ok. Riavvio l'altimetro. Unix. E vivo! Che ne dici? Beh, dico che è un gran bel drone. Lo sta usando lui? Sulle tracce di Lizard. Grande! Che velocità! Deve essere andato di là. Che ore sono? Ah, sembra di guidare un carro armato! No! Qui si mette male! Yankee, tutto ok? Ok. Sì, ma questa strada è bloccata. Tranquillo. Lo puoi usare qualcosa? Ci vediamo dall'altra parte. Ok. Forse il garage porta a Yankee. Andiamo. Andiamo. Andiamo a prendere un bel ricerturone. Andiamo, sì, sì, sì. Forza. Per la prima volta in vita mia ho un po' di paura. A me hanno sempre fatto senso le lucertole. Guarda questo ray tracing però. Guarda le luci. Fatto benissimo sto gioco. Oh. Che sta succedendo? Ok. Che sta succedendo qui? Non è opera di Genki. No? Allora è opera sua. Mi sa che presto lo troveremo. Eh? Ci saranno le tartarughe ninja nell'universo Marvel. Sì, serata sushi.
Perché è caduto un pesce morto qui? Oi. È qui che si mangia il pesce. Perché le lucertole fanno anche questo, no? Ma non mangiate i ragni. I ragni non piacciono a nessuno, vero? Quindi non dovrei essere mangiato. Oh oh, la sua bavetta. Oh, oh melma. Ce l'ha su con me. Era di sicuro lui. Ce l'ha su con me. Chissà cosa c'è dietro la porta numero uno. Cerca Lizard. È lui che ha trovato me. No! Yankee? Ottimo. Coso? Dov'eri finito? Coso? Non lo so, ho visto certe cose. Anch'io. Che voi umani non potete immaginare. A trovare Lizard. Certo, sì. Sei entrato nel bagno Lizard, delle signore? L'ho localizzato. Vabbè. Allora, non abbiamo molto tempo. Se l'avevo trovato, basta aprire la porta giusta. Fidati che aprendo la porta giusta. Qui da qualche parte. Mi ha quasi preso con la coda. Non è qui. Capisco dove. Non è qui. No, è qui. Sganciato. Mi devo avvicinare, quindi è qui. Che pesci si pescano qui? È uscito il costume? È solo la pelle. La pelle? La rimossa? Quindi ora è il più grosso? Si è evoluto! E affamato. Sì, ha bisogno di energia. Questo è Pit. Pit, sì. Non si è ancora trasformato. Non male. Bestia contro bestia. L'edificio è pieno di cacciatori. Novità su Connors? Senti, sì, come parla. Genki lo sta seguendo. Ehi, signor Parker. Signor Spider-Man. Ma i dati sono incompleti. Forse posso aiutarvi. Ma non è più lui. È sangue. Ehi, un attimo. Prova a metterlo qui. Scanner integrato. Wow. Utile. Wow, questi dati spaccano. Un secondo. Ok, ho trovato qualcosa. Ehi, Genki, con calma. Lasciaci. Non ero io. Neanche io. Io neanche ce l'ho uno stomaco. Oh mamma, da sottoterra. Andiamo. È velocissimo. Cavolo, mi distrugge tutto il molo. Via, ci serve vivo. Vabbè. Andiamo a seguire un grande lucertolone. E lui è il solo a poterlo aiutare. Mamma. No, tu prendi i droni, io le vado d'acqua. Va bene, fa niente. Quella me la piglio io. Ehi, me lo presti? Grazie. Oh mamma. È super emozionante. Tu sei a casa, non stai facendo niente, sei là. Tranquillo, mi rilevano come alleato. No, aia. Beh, questa me la piglio io. Resi. Che bello fare il jet ski. Molto divertente, ma ancora più divertente usare le ragnatele intorno a questo bellissimo oceano. Quello che è. È lì, stendiamolo. Date una cosa stendete? Senza di me. Però se usassi il jet ski forse sarei anche più veloce. Oh ma... Sì però... Devo usare... Questa la prendo io. No, io non esisto. East River non è un fiume, ma un estuario di acqua salata in cui... Sta combattendo! Wow! La fai anche il commentary adesso. No, dovremmo salvare anche quelli. Aiuta poi, come soli. Okay. Io penso all'uccello robot assassino! Va bene, ci pensava Miles. Una volta tanto. Oh. Vi avevo detto di lasciar stare Connors. Sì. Ve la siete cercata. Sentilo. Nubi velenose. Tutto non qui. Siete scarsi. Fatto. I civili sono al sicuro. Lì come va? L'elicottero non si arrende. Sono dietro di te. Abbattiamolo insieme. Non c'è tempo. Devo usare la mia tuta alare. Vai. Oh! Sei mio.
No! Tenetevi forte, ragazzi! Oh, no, no, no! Attento a delle... Wilson! Contromisure! Oh! Spider-Man, resisti! Wow! Oh, wow! Quello con i tentacoli! Muoversi, muoversi! Ok. Rimani qua sotto che magari non ci vedono. Tecnica di Warzone. Tecnica di Warzone. Oh, cavolo! È molto più cattivo dei fumetti, non me lo ricordavo così grosso. Hanno fatto un nuovo take. Ragno bagnato, ragno. Ok. Vabbè, ma sono diventato io un jet ski. Aiuto. Ma perché stiamo facendo questa cosa? Lo so, usa le ragnatele. Perché stai facendo queste cose? Va bene. Ma salta via. Oh, voglio venire divorato. Pazzo. Aiuto, aiuto, fa paura. Ho paura. Paura, 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 paura. Oh, salve signore, oggi pesca grossa. Sanpei. Mi sa che pescherà il pesce più grande della sua vita. Oh no, signor, signor. E anche il pesce. Assurdo. Insomnia, ma cosa sta facendo questo gioco? Non riesco ad avvicinarmi. Ma cosa sta facendo questo gioco? Sono uno dei loro, ricordi? Cosa? È fatta. Fate, alley-oop al 3. Ok. Oh. Uno, due, vai. Tre. Power. Banga. Mamma mia, spettacolare. Spettacularis. Bellissimo. Non ho mai visto una roba così. No, ecco, vado alle tartarughe ninja. Oh signore. Ok. Oh. Dove sei, Lizzie Boy? Ci è sfuggito. No. Tranquillo, Pete. Ho il rilevatore. Ah. Forza, andiamo prima che si allontani. No. Come no? Mio. Ne sei sicuro? Ha dei bei dentoni. Anche io. E non vedo l'ora di vederli. Non fa sempre così, vero? No. Non fa mai così. È cambiato, boys, è cambiato. Spider-Man 2 è iniziato. Che roba, che roba. Ragazzi, ma io mi fermo qua con questo episodio. Io spero vi sia piaciuto perché sta diventando assurdo. Secondo me è molto meglio del primo come cinematiche, come tutto. Cioè, veramente è fatto benissimo. È lo Spider-Man che ho sempre desiderato come videogioco. Ed è la cosa più che si avvicina ad un'esperienza Spider-Man completa. Bellissimo. Andremo avanti molto presto con altri lunghissimi episodi. Io non vedo l'ora di finirlo insieme a voi. Lasciate un sacco di like per supportare la serie. Ci vediamo alle prossime avventure. Ciao ragazzi.